Mi corre l'obbligo di ringraziare la famiglia De Martino per l'ospitalità e per la partnership per questa attività culturale. La Michelangelo 1915 Editore ha dato vita ad una serie di attività che si concluderanno a giugno del 2025, dove andremo ad evidenziare quello che è la storia del nostro territorio. Non potevamo non partire dalla figura del senatore, figura la più importante che di Palma Campania, soprattutto in quest'anno che ricorrono il 120ennale dalla morte. Il nostro obiettivo è quello di poter sempre di più rispolverare la memoria e la storia del nostro territorio. Questa mostra ripercorre un po' le tappe della figura del senatore e non finisce oggi questa mostra, dalla settimana prossima sarà esposta nei vari istituti scolastici del territorio. Voglio ringraziare il preside Baldi, che è stato tra i primi a darci l'ok, sempre disponibile, attento alla cultura del territorio e a interagire con quelle che sono le attività culturali del territorio. Io non mi dilungo molto, vi do appunto, questo è il primo, come dicevo, è il primo dei tanti appuntamenti e lascio la parola al caro Placido.